Ciao a tutti carissimi, sono di nuovo qui. Oggi torno a parlare di film e questa volta è il turno di Scherzi di paura, film del 96 diretto da Gregory Oblitt, suo debutto alla regia. Nel caso questo nome vi suoni familiare, i suoi sono Il tocco del male, Sottocorte marziale e Il caso Thomas Quarto. Sì, gli piacciono i thriller. Perché ho deciso di parlarvi di questo film? Semplice, nel caso non lo sappiate, Inarritu aprirà la mostra del cinema di Venezia di quest'anno con Birdman. E nel cast del film è presente il solo ed unico Edward Norton. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. L'amore mio caro, un puro concentrato di talento. Così da brava fangirl di Norton, ho deciso di fare una maratona di tutti i suoi film migliori, che vi consiglio caldamente di recuperare nel caso non li abbiate ancora visti. E sto parlando di American History X, Fight Club, La 25esima ora, unico film che ho apprezzato di Spike Lee, e forse proprio grazie a Norton, Il velo dipinto, Pride and Glory. Quel film è stato veramente difficile guardarlo fino alla fine, perché io ho una specie di repulsione nei confronti di Colin Farrell e delle sue sopracciglia indemoniate. Ma per Norton questo ed altro è Moonrise Kingdom. Ho iniziato però questa maratona cinematografica proprio da Scherzi di paura, di cui ora vi parlerò. Trama. Richard Rushman, l'arcivescovo di Chicago, viene ritrovato nella sua stanza morto stecchito, senza occhi e con i segni di ben 78 coltellate. L'accusa di omicidio ricade tutta su Aaron Stamper, interpretato dal mio caro amore Edward Norton. Un chierichetto, 19enne e balbuziente, in fuga proprio dalla scena del crimine con gli abiti tutti sporchi di sangue. Data l'importanza della vittima, che non è una persona comune, e la quasi impossibilità a cambiare le sorti di Aaron, sul quale pesa sulla testa la condanna a morte, l'egocentrico e golfone Martin Vale, interpretato da Richard Gere, avvocato con un gran fiuto per la fama, decide di prendere le difese pro bono di Aaron, che tutto sembra tranne che un sadico omicida. Infatti il giovane chierichetto dal visino d'angelo e gli occhi da bambi soffre di brevi blackout, perdite della memoria per capirci, e dunque ha dei ricordi molto confusi. È certo solo di non essere stato lui ad aver ucciso l'arcivescovo, incolpando anzi una terza persona presente nella stanza nel momento dell'omicidio, di cui però non si ricorda l'identità a causa appunto del blackout. Come avete ben capito, la trama è piuttosto semplice e la narrazione è scorrevole, ma questo è uno dei migliori legal thriller che io abbia mai visto. E vi garantisco che io ne ho visti veramente tanti, perché mia madre è ossessionata da tutti i thriller, tutti i gialli, i mind game movie, quei film ambientati nei tribunali, e dunque quando ero piccina, invece di guardare Barbie e le giovani principesse, mia madre mi metteva Psycho, Il collezionista di ossa, Il silenzio degli innocenti, Conflitto di classe. Grazie mamma! Ma tornando a Scherzi di paura, ripeto, questo è uno dei migliori legal thriller che io abbia mai visto, grazie ai colpi di scena serviti sempre nel momento giusto, ma in primis alla stella di questo film, che non è Richard Gere, ma bensì Norton. Esatto, in questa pellicola Eduardino se l'è mangiato a colazione, lo gigolo americano. Nonostante Richard Gere abbia un ruolo scritto su misura per lui e lo interpreti anche piuttosto bene, non c'è storia. La scena gliela ruba completamente Norton, lo oscura, e ricordiamoci che questo è il debutto al cinema di Norton, dunque il suo primo film come attore. Ma di fronte ad un talento del genere ci si può solo che inchinare. Il suo è un personaggio molto sfaccettato, magnetico, che passa dall'angelico al diabolico in pochi secondi, e Norton l'ha interpretato più che magistralmente. Da citare anche Laura Linney, l'avrò pronunciato giusto? L'avvocato procuratore che si scontrerà in tribunale con il personaggio interpretato da Gere. Tra l'altro la sua ex fiamma, ma keep calm, nessuna smanteria in questo film. Cos'altro posso aggiungere?
Non potete dire di amare Norton se non avete visto questo film. Vabbè, potete anche, perché alla fine non si può non amarlo. Ma se la vostra collezione di film manca proprio questa pellicola, dovete assolutamente recuperarla. Lo spettacolo è garantito. Parola di Kiddo, faccio paura oggi. Ah, doveroso ricordare anche che grazie proprio a questo film, Norton ha avuto modo di ricevere la sua prima candidatura agli Oscar nel 97 come miglior attore non protagonista, ma quell'anno vinse Cuba Gooding Jr. per Jerry Maguire. Ma tanto Norton si è portato a casa il Golden Globe. E già che ci sono, una piccola parentesi, quanti di voi, come la sottoscritta, non si capacitano di come nel 99 l'Oscar l'abbia preso Benigni e non Norton per American History X? No, perché credetemi, ancora non la capisco questa cosa. Ok che Oscar non è sinonimo di merito maggiore o di qualità superiore, Titanic insegna d'altronde, però c'è un limite a tutto, eh. Dunque recuperate assolutamente Scienze di paura, perché cavolo mi hanno messo la foto di Dio e non mi hanno messo quel bellissimo splendore di Norton. Lo so, il belloccio di Gear attira sicuramente la clientela femminile, ma meglio 10 minuti di Edward Norton che una vita intera di Richard Gere. Ovviamente queste sono opinioni personali, dunque potete benissimo contestarle, però Norton è meglio. Dalla più scatenata fangirl di Edward Norton, vi saluto carissimi e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!